Oh, giocizio si tiene. Comunque, raga, le domande di stasera sono veramente calde, con Kodomo. Andiamo a introdurre i sei concorrenti di oggi. Il concorrente numero uno l'avete visto in live da Grenbaud, al Brother Show Love. L'avete visto in live da me, al Dottor Gio Amore. Abbiamo con noi Ulisses. Buonasera. Veramente, veramente top voce, eh. E ricordati che stasera si vince con la voce bella, quindi bro, oggi devi rizzarla con la voce. Hai ragione anche tu. Il prossimo concorrente è un ragazzo della chat, un ragazzo che è molto attivo sul gruppo Telegram, un ragazzo molto attivo anche su Discord. Abbiamo con noi Nico Prime, 99. L'ha anche detto giusto, buonasera. E quanti anni hai, di dove sei? 24 anni e vengo da Lecco, provincia. Andiamo avanti col prossimo concorrente. Il prossimo concorrente è un concorrente che vedete spesso in live da me. È un concorrente con cui andiamo a mangiare il sushi. È il mio orsetto. È il mio Pookie Bear. Date il bentornato a Gheriglio. Buonasera cuccioli. Oggi tutto caldo. C'è tutto caldo? Tutto per la mia draghessa di Kodomo. No dai. Il prossimo concorrente è un concorrente che ci ha salvato la sera. Ci ha salvato la serata, ci ha salvato l'episodio. Perché alle 20:30 c'era qualcuno che ancora non riusciva a settare le cazzo di cam. Quindi abbiamo con noi il concorrente numero 4, che è quello con la postazione migliore, forse, oserei dire. E date il benvenuto sul canale a Davis. Ciao, buonasera. Sì, anche con lo sound effect. Veramente rizzador. Se Kodomo dovesse mai vedere gli ospiti, vincerebbe il 4. Io non vedo l'ora che ti elimini 4, soltanto per fare la domanda a Kodomo. Ti sei pentito di averlo eliminato? Veramente, chad. Andiamo con il prossimo concorrente. Concorrente numero 5 è un concorrente che ha partecipato a tanti appuntamento al buio. È un concorrente che ha perso peso. È un concorrente che era grande, grosso, schifoso, larvone. Era il numero 1, ma adesso è diventato un chad, ragazzi. Date il benvenuto sul canale, bentornato sul canale all'appuntamento al buio, Spartan. Un'altra chad. Che rizzo, chad face. Non ho la sound effect, non c'è budget. Vuoi... Avevi detto a me di essere, che io ero il tuo Pookie Bear, non Gheriglio. Porca. Quando l'amante e la moglie si incontrano, palesemente. Non so cosa fare. Si è scordato della bugia, pensavo. No. E concludiamo con l'ultimissimo concorrente, che è un concorrente che avete visto al Dottor Gio Amore. È un concorrente che anche lui ha una bella postazione. È un concorrente che trovate sul gruppo Telegram. Date il benvenuto sul canale all'appuntamento al buio a Chicco Bisi. Ciao a tutti, un piacere, spero di vincere, nel dubbio bettate su di me. Boh, non ho capito perché hai acchittato tutte le luci, ti sei vestito bene. Oh, Chicco, non ti vede lei? Vabbè, mi vedrà però quando mi eliminerà, quindi la faccio pentire. Bello, mi piace questo mood. Questa sera ricordo che Chiara non vi vede, quindi le vostre chance per vincere questo appuntamento al buio è di farla ridere e di fare delle risposte divertenti e simpatiche, magari anche in linea con i gusti di Chiara. Ma non perdiamo altro tempo e, ragazzi, diamo il benvenuto all'ospite d'onore di questa sera, che è Chiara Kodomo. Allora, il format è questo. Chiara c'ha una lista di domande che abbiamo preparato insieme. Le farà queste domande, quindi leggerà la prima domanda, a cui risponderemo prima io e poi tutti quanti sei concorrenti. Al termine del round delle risposte, del giro delle risposte, Chiara sceglierà chi eliminare. Una volta che eliminerà il personaggio, ci sarà la schermata del reveal dell'ospite, dove Chiara vedrà l'ospite che ha appena eliminato. Ovviamente Chiara li vedrà soltanto quando ne eliminerà qualcuno. Durante l'episodio lei non vede e non sa minimamente chi siano gli ospiti. Ovviamente nulla. Sei in ansia, Chiara? Sì, sono in ansia, sai perché? Proprio perché non vedo niente e non so cosa aspettarmi. Sì. Allora, ti posso dire, c'è qualche mostro. C'è qualche mostro. Ma c'è anche qualche chad, Quindi, Chiara, vogliamo iniziare con la primissima domanda? Allora, la prima domanda è: se potessi essere un qualsiasi animale, quale animale sceglieresti e perché? Allora, io sarò banale, perché così almeno tolgo già la risposta per tutti. Come animale mi piacerebbe essere un cane, perché può leccarsi le palle da solo. Può annusare il buco del culo degli altri cani. Senza che venga visto male in giro. Ma io la prima, la seconda non ha utilità. Che perché dovrebbe annusare? Cioè, come, no, la seconda annusare? Senti l'odore del culo degli altri. Che cos'è? Ma è un superpotere, ma è bellissimo. Cioè, che puoi andare a annusarli. L'animale che sceglierei penso sia la lontra. Oltre per un fattore estetico, ma soprattutto per due motivi. Ovvero, non so se lo sapete, ma la lontra ha un pelo foltissimo. Non sembra in realtà, perché è molto corto, ma in realtà è molto folto. Cosa che io non ho, quindi la invidio. Ma soprattutto
perché abbiamo un hobby in comune, ovvero collezionare pietre. Posso fare la controdomanda? Sì, sì, cioè puoi chiedere. Collezioni sul serio pietre o è tipo... No, no, veramente. Cioè, ma chi sei, Hank di Breaking Bad? No, vabbè, dai, le pietre sono belle, dipende. Anche lanciarle, barboni. Oh. Concorrente numero 2, prego. Allora, io penso di essere un coniglietto domestico, se, che è in particolare il tuo... Solo perché praticamente vedo già Joy che ride. Perché sono perennemente in calore, quindi boh, mi faceva molto ridere la cosa. E solo per questo? Ah, perché sono serviti, coccolati tutto il tempo. Vabbè, anche i gatti o i cani però. Però non sono così tanto in calore come... Ah, ok, quindi questa è la particolarità di questa dei scelta, conigli. Ok. Concorrente numero 3. Ciao. Ciao. Io sarei un cavallo, perché il cavallo... Ah, belli cavalli. Io vado a cavallo, lo sai? Ma veramente? Allora, cioè, vorrei allora ancora di più desidero essere un cazzo di cavallo, quindi ci siamo capiti. Però al di là appunto della cavalcatura, cioè i cavalli sono troppo liberi con la chioma. Vorrei anch'io cavolari. Avere... Io il mio sogno è avere sempre i capelloni lunghi. Purtroppo me li taglio io spesso perché non ho voglia di farli crescere. Però okay. I cavalli, assolutamente. Poi pompano di brutto, corrono come dei bastardi. Procediamo con il concorrente numero 4. Il mio animale può essere, insomma, scontato. Anzi, me l'ha già rubato Joe. Però voglio essere un animale particolare. Il cane di Massimo Bossetti. Per gli stessi motivi che ha detto Joe prima. Più il fatto che è un meme. Tutti lo conoscono, tutti l'hanno visto. Ok, quindi il cane. Il cane di Bossetti. No, il cane di Bossetti. Ah, di Bossetti, giusto. Il cane di Bossetti, giusto. Sì. Andiamo avanti con il concorrente numero 5. Allora, dato che il concorrente numero 3 mi ha rubato l'animale, sceglierò uno simile, quindi un pony, per farmi cavalcare da te. Così, super. Ma io però sono troppo grande per i pony, non vado sui pony, vado solo sui cavalli. Sono un pony davvero grande. Ok. E concludiamo con l'ultimo ragazzo, che è il concorrente numero 6. Ciao, allora io so che hai un gattino, quindi sì. La mia risposta è un gatto per poterti leccare tutta. Ma ragazzi, ma cosa state... Ragazzi, non... Chiara, ti chiedo scusa. Chiedo scusa, Chiara. Te... dai, ma quando lo fa un gatto non c'è niente di male. Ah, ok. Sì, ma il gatto ti lecca il naso, non è che te pensi che ti lecca. Mi accontento, che ci devo dire. Ok. Allora, sono un po' indecisa in realtà. C'ho un piccolo favorito, però sono un po' indecisa. Quindi, dato che sono indecisa, vi chiederei di farmi il verso dell'animale che avete scelto. Per essere convinta meglio. Sì, sì, a me è facile. Tutte le volte che ti vedo in giro farei... Woof, 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 woof. Ma questo è un cane porno attore? Questo sono i miei cagnolini a casa che fanno così quando mi vedono. Non so se sono porno cani anche i miei, però immagino che farei così. Qua abbiamo la lontra. Bella lontra! Non so come puoi fare, ma potresti stupirmi, vai. Ma che cazzo di verso fanno poi? Ok. Un bel versetto. Concorrente numero 2. Lo citiamo, probabilmente un coniglio che è appena stato schiacciato da una macchina, probabilmente. Vorrei procedere con il concorrente numero 3 che aveva detto un cavallo. Come cazzo fa il cavallo? Raga, ma come cazzo fa? Come imiti un cavallo? Imiti un rinoceronte. Chiedo cortesemente al concorrente numero 3 profonda serietà. È un po' pippato il cavallo. Andiamo col concorrente numero 4 che aveva detto il cane di Bossetti. Dalla foto sembra mezzo chihuahua, quindi sarà tipo fedele. Allora, fedelissimo, anche uno fedelissimo, dei più semplici, direi. Vorrei sentire adesso il 5 che ci fa un pony. Secondo me è un po' più piccolo il pony, è un po' più bambino, diciamo. Dipende, ma solitamente è un po' più acuto. Sentiamo un po' più acuto. Che mi fa ridere te, che si taglia la voce. Esatto, Discord si rifiuta di sentirlo. Concludiamo con il concorrente numero 6, con un gattino. L'eliminato... È tosta. Ti direi... il numero 2. Il coniglietto? Sì. È possibile dirti come mai, prima di fartelo vedere? Mi ha messo ansia che ha detto che sta sempre in calore. Allora, Chiara, il concorrente 2 che ha appena eliminato era Nico.
Buonasera. Ciao Nico, mi dispiace. No, tranquilla, tanto qualcuno doveva uscire. Ti sei pentita di averlo eliminato? L'hai fatto anche avvicinare? Oh sì sì, è un bel ragazzo, sicuramente. Grazie. E quindi andiamo con la prossima domanda. È il giorno del mio compleanno, mi organizzi una festa a sorpresa. Spiegami nei dettagli la festa che mi organizzeresti, il posto, le persone, il cibo, eccetera eccetera. Oh, io faccio gli anni il 18 agosto. 18 agosto non c'è mai... Tu quando è che fai gli anni? Così almeno Madonna, ci possiamo... l'11, non c'è mai nessuno. Il fatto che il 18 agosto, lo sai bene anche te, non c'è mai nessuno. Io ho sempre invidiato le feste di compleanno che facevano i miei amici quando andavo alle scuole, che erano le feste... Vero. Io so che senti questo sentimento anche te di nostalgia, che non le hai avute, di questa mancanza. Quindi io farei una festicciola abbastanza divertente. Sceglierei il tuo gruppo stretto di amici, non ti direi niente, ti direi guarda, stiamo andando a cena fuori io e te. In realtà stiamo andando in una sala games, videogiochi così, e facciamo una serata bowling, quindi con tutta la pista prenotata per noi, con il cibo che ci porta direttamente la sala dei proprietari del coso, che mangiamo la pizzata con tutti gli amici, la torta di compleanno, proprio la classica festicciola che c'era ai tempi quando andavamo a scuola con i nostri compagni di classe, che però non abbiamo mai vissuto. Perché è nati ad agosto? Concorrente numero uno. Direi che ti metterei un sonnifero dentro un qualsiasi liquido che bevi in quella giornata, farti addormentare. Okay. Al tuo risveglio ti risveglieresti dentro una stanza semibuia, diciamo a mood da escape room, solo che tu non lo sai, e quindi per renderlo tutto molto più interessante. A quel punto spero che tu riesca a uscire da risolvere gli enigmi per uscire dalla stanza, e a quel punto troveresti me e... Vabbè, sono l'enigmi. Ma è solo l'enigmista, è veramente solo l'enigmista. Ah, quindi punto... tu dici, le organizzi la bella festa sorpresa, però devi guadagnarsela. Va bene, e andiamo con il concorrente numero 3. Io andrei sul semplice, cioè proprio classica festa sorpresa. Ipotizziamo che appunto sia una coppia, eccetera, magari si convive o cose, faccio venire tutti quanti gli amici, però è una festa dove c'è sostanzialmente karaoke, ma si è tutti vestiti da personaggio di qualcosa, quindi cartone, anime, qualsiasi cazzo di cosa vuole, quindi una festa in maschera o in costume. E tutti si comportano con, tra virgolette, la personalità del personaggio, tipo il Lord Farquaad, che sarebbe Joe in questo caso, basso e con la tunica rossa, e fa come, si atteggia come il personaggio, eccetera eccetera, e si fa la serata molto quindi non solo è festa in maschera, ma anche roleplay. Bravo, ottimo lavoro. Andiamo con il prossimo, che è il concorrente numero 4. Prego. Allora, io, dato che è una festa sorpresa, cioè farei tutto in modo che non sospetti nulla, magari che mi sono dimenticato roba del genere, quindi ti porto a Rovigo. Non so se sei mai stata a Rovigo, ma non c'è un cazzo a Rovigo. Tranne un ristorante indiano che è sempre vuoto, quindi cioè non devo neanche prenotare per festeggiare. Vabbè, immagino quindi... che il ristorante sia se sempre vuoto, però scusa. No, dai. Sono andato 2 settimane fa, bellissimo. Tutto a tema India, entri, ci sono le tende, robe. C'è un intero muro che è il Taj Mahal, è una finestra sul Taj Mahal. Poi abbiamo conosciuto Rajan, che è il cameriere lì. Ma l'hai conosciuto veramente o lo conosceremo nella festa? Io no, l'ho conosciuto, e quindi ti dico che mi posso fidare di Rajan, affido a lui. Ah, dirà Rajan, è una sicurezza. Ok, segno. Sicurezza. So, ci preparano anche vestiti, e quindi sarà una festa sorpresa a tema indiano. Invitiamo comunque gli amici stretti, il posto comunque è bello... bello ganzo, bello grande anche, quindi siamo anche un po' più di persone. Ma scusa una cosa, ma concorrente numero 4, ma è una D al ristorante? Avrai Raja che ti accoglierà con tutti i suoi comfort ristoranti. Il bastardo voleva soltanto spompare il locale. Devo dire una cosa. Sì. Io non mangio indiano perché è troppo speziato, no. Mi fa star male. Concorrente 4, mi spiace, però aspetta, sono ancora 2 concorrenti. Vabbè, è per mettere pepe, capito? Non è così. Cioè, concorrente numero 5. Allora, io utilizzerei una scusa per farti uscire di casa, quindi il giorno del tuo compleanno, e assieme alla mia squadra, col mio furgoncino bianco, ti inizieremo una scena di rapimento per portarti in una casa stregata dove è tutta tema horror, però le persone che stanno dentro vestite che ti spaventano sono tutti i tuoi amici stretti, che una volta che ti spaventano si tolgono la maschera e tu continui avanti nel percorso finché non arrivi alla fine della casa stregata, alla fine del percorso. E alla fine cosa c'è? Ci sono io. Ok,
Quindi sicuramente originali, tutti originali però, devo dire, tutti originali. Cioè, concorrente numero 6. Allora, visto che facciamo il compleanno vicini, ad agosto non c'era un cazzo di nessuno in giro, sono tutti in vacanza. Probabilmente inviterei i tuoi amici più stretti e magari un paio dei miei amici. Farei una festa in piscina con drink, un po' di musica abbastanza tranquilla. Giusto, perché agosto, Se riesco a rubarti la carta, magari la faccio in un rooftop, però da vedere. E ci metto anche due gattini. Non ho tutti questi soldi, scusami. Ah, quindi lei pagherebbe la sua stessa festa sorpresa. Certo, sì, sì, sì. Mentre da imprenditore, oserei dire. Ci metterei qualche gattino, visto che so che ti piacciono, sperando non cadano dal rooftop. E basta, un po' di musica tranquilla, un DJ set, però non musica troppo movimentata. Ragazzi, queste risposte sono state veramente interessanti. Spiazzanti anche. 2-3 eravate a rischio, ve lo dico, ma il peggiore, veramente il più inquietante, secondo me, è stato So, regà, il numero uno. Chiara, il concorrente che è appena eliminato è lui. Buonasera. Buonasera. Come ti sembra, Chiara? La scelta del sonnifero, Ulisses? Ma mi sembrava originale, poi vabbè, alla fine si sarebbe risolto tutto, quindi... ma non hai pensato che durante magari l'appuntamento lei si sarebbe potuta arrabbiare con questa cosa? Sì, assolutamente. Ma vabbè, ho il rischio da correre. Concorrente numero uno, purtroppo si è eliminato. Attenzione. Chiara, prossima domanda. Puoi vivere la vita di un personaggio di un film d'animazione. Scegli quale personaggio e perché. Allora, hai mai visto Kung Fu Panda? Cazzo, sì, dai. Okay. Io vorrei essere il maestro Oogway di Kung Fu Panda, che è la tartaruga. Perché il maestro Oogway è stato uno dei primissimi guerrieri dragone. Ha creato il maestro Shifu. Ha creato tutte quante le persone forti all'interno del mondo di Kung Fu Panda. E poi io vorrei morire veramente come è morto il maestro Oogway, sotto un fiore di ciliegio. E dopo che do l'ultima benedizione al maestro Shifu, mi smaterializzo con i fiori di ciliegio e volo nel cielo. Non era un pesco. Concorrente 3. Ok. Conosci per caso il segreto del Nim? Sì. Non so se è presente Jonathan Brisby, l'eroe del Cristo, che però non si vede mai, non esiste. Non quel si vede mai, è il marito della tuvolina. Esatto. Cioè, io però non me ne frega niente. Io so solo che lui è la leggenda, perché ha liberato tutti dalla prigionia ed è entrato nella leggenda. E tu neanche lo vedi, ma lo stimi a prescindere, perché sai che è un eroe, ha la statua e tutto. Lui, Jonathan Brisby, mio fratello. Bello, originale, carino, sì. Letteralmente mio padre. Prego, concorrente numero 4, sentiamo il tuo personaggio. Ecco, io vorrei essere il gatto con gli stivali. Ok. Ok. Perché è un personaggio super figo, è super agile, è passato da personaggio secondario di un film a essere il personaggio protagonista del suo film, con la sua storia, è riuscito a sconfiggere le sue paure. Agli stivali, è doppiato da Antonio Banderas. Cioè, mi scoprirei da solo se fossi il gatto con gli stivali. Ok. E quindi vivresti anche tutta la sua vita un po' così, sì, nomade. Sì, 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 sì. Ok. E poi faccio. Ah, dici la scena quella con gli occhioni? Sì. Ah, sì, sì. Ok. Concorrente numero 5. Io scelgo Ciuchino da Shrek, perché è riuscito a rizzare un cazzo di drago. E in più ci ha fatto dei figli, dei draghi asini assurdi, è il mio idolo. Vero però, se ci pensate. Concludiamo allora con l'ultimo concorrente, che è il concorrente 6, e sentiamo la sua risposta. Io non ho visto tanti film d'animazione, sinceramente, però il primo che mi è venuto in mente è Topolino, perché vive in una casa gigante, non si è capito come fa a vivere, ha un migliore amico che si chiama Pippo, quindi non lo so. E dici basta così, avanza, nel senso... Sì, 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 va benissimo. Allora, devo dire che è stato era abbastanza difficile fino a quando il 6 non ha detto non guardo tanti film di animazione. Bro, veramente un pollo, è veramente un pollo, ma puoi dire una roba del genere? Farci? Ma veramente un pollo. Concorrente 6 eliminato, il concorrente che ha scelto Topolino è il concorrente numero 6. Allora, direi di T-Media, ma così, no, ma veramente antisportivo, No, scusami, dai. Dai, è stato un piacere, comunque. La prossima volta non dire mai non piacciono i film di animazione, perché solitamente alle ragazze, non lo so, in generale però piacciono, dai. Ma sono stato sincero, cioè, mi avresti smascherato tanto. Hai ragione. Sei pentito di averlo eliminato? No, anche lui è un bel ragazzo, carino, molto. Prossima domanda. Passiamo alla prossima domanda, vai. Sei segretamente un fan innamorato di me e mi becchi a una fiera. Prova a rizzarmi per avere il mio numero o per uscire insieme.
insieme. Questa è tosta, ragazzi. Io vi dico, da personaggio famoso, immaginare un fan che viene da me e mi chiede anche soltanto di uscire a bere una birra insieme mentre sono in fiera è impossibile. Quindi, ragazzi, in bocca al lupo. Allora, ragazzi, io gioco la carta. Gioco la carta della fama. Mi spiace, ragazzi, non ce l'avete, io sì. Mi avvicinerei da Chiara, le parlerei e spiegherei un po' chi faccio, cosa faccio io nella vita. E le chiederei la sera cosa fa. E quando mi dice cosa fa la sera, le dico: ah, anch'io sono in quel posto. Crazy. Più da là. E durante la sera, lì poi, vabbè, provo, le offro un drink, le chiedo se vuole fumare la sigaretta, cioè, e ovviamente, magari cosa non nasce fuma, cioè, la cosa nasce cosa e poi succede quello che succede. Però, secondo me, questo, e utilizzerà ovviamente la carta del, ma no, sono qua perché faccio questo lavoro, eccetera, gli faccio vedere un po' i social. Diciamo che per te è un po' più facile. Allora, io parto dal presupposto che sicuramente fare il creep sex offender che nel contesto di fiera va a cagare il cazzo per rimorchiare è sbagliato. Però se devo obbligatoriamente rispondere alla domanda, ti dico, proverei a puntare di più sul tuo lato umano. Cioè, molti vedono lo streamer pensando di conoscerlo da capo a piedi perché lo vedono tutti i giorni, lo seguono tutti i giorni. Direi proviamo a interessarci, a scoprire qualche lato che magari non mostra in live e puntiamo a quello, a sviluppare della confidenza. Non lo so, sarebbe troppo awkward, non riesco neanche immaginarmi come apriresti la conversazione. E io direi, che ne so, hai un minuto libero, ti va di fumare una sigaretta, di andare a bere qualcosa, non lo so, cioè proprio una cosa, la cosa più stupida per staccare un momento dal stai facendo una cosa, okay, da personaggio pubblico, facciamo una cosa come se fossi una persona normale e poi mi fai un autografo, non lo so. aggiungo questo perché hai aggiunto una sigaretta, ok, sì, okay. Sì, poi me la fumo, via. Concorrente 4, prego. Ho dato una sbirciata a tu Instagram, vedo che ti piacciono anime e cioè, anche a me. Ok. Ti becco una fiera, ti guardo da lontano e cerco, non so, di aspettare un momento opportuno. Prima cosa, vado a prendermi un cappello tipo, tipo quello di Pikachu, me lo metto in testa. Ok. Così. Vado a prendere una brioche e una bottiglia d'acqua, perché sicuramente se sei una fiera sarai stanca. Ok, allora, mi piace la premura, ok. Mi presento davanti a te con questa fonte di energia e l'acqua e dico... E il cappellino di Pikachu, giustamente. Il cappellino di Pikachu. E lì iniziamo a parlare, che fai stasera. Era che non punterei subito al numero perché è un po'... Dico, ti seguo su Instagram, mi chiamo così. Okay. Ok. E poi magari, vediamo se comunque è una fiera. Tipo, prendo come esempio il Games Week. Sicuramente la sera penso che andrei tipo a una festa e mi faccio trovare lì. Oh, le feste, raga, starò lessa cotta. Fine. Oh. No, dai, fa la sfigata. La sera usciamo. Concorrente 5, no, in bocca al lupo perché è un po' difficile adesso. Sentendo tutte quante le risposte, ti rimane l'ultima. Sentiamo la tua. Ok, io verrei da te in fiera a chiederti una foto con una mano, quindi faccio un selfie, l'altra te la metto attorno alla spalla, ma non per quello che pensi tu, perché mi avvicino al tuo orecchio e ti dico: ho 10 kg 4 attorno al mio giubbotto, dentro il mio giubbotto, se non mi dai il tuo numero mi faccio saltare in aria. E nel mentre con l'altra mano ti tocco la spalla e ti faccio vedere il pulsante qui in mano, pronto per farmi saltare in aria. Wow, perfetto, va bene. Quindi io poi ti do il mio numero, ma nel frattempo credo proprio di mando sì. La guardia che ti ha placcato e ti... No, nel mentre sono esploso attorno a te, perché ti ho preso esploso. E finché non mi dai il tuo numero io... E se te lo dà, cosa succede poi? Niente, me ne vado e è tutto a posto. E pensi che lei non farebbe niente, scusami, con le guardie? È il rischio che nel si nel caso c'è sempre un altro C4 sotto la sua macchina parcheggiato in Games Week, quindi... Io credo che anche il pubblico sia d'accordo sul fatto di eliminare il numero 5, perché potrebbe essere un pericolo per la folla e per la sottoscritta. Concorrente 5, ammetto che anch'io sarò al Games Week e avrò paura di te. Esatto. Se mai dovessi vederti in giro, quindi preferirei anch'io eliminare te, mi dispiace, ma... Concorrente numero 5 che appena eliminato è Spartan. Cos'è, quella faccia da Chad? Ciao, piacere, Chiara. Ti volevo dire due cose. Una, sì, stai attenta al prossimo Games Week. E due, intanto il numero l'ho preso. È vero. Cioè, nel l'ho senso, quando gli ha dato... Siamo rimasti io, concorrente 3 e concorrente 4. Okay. Sentiamo
la prossima domanda. Sì. Quali sono due deal breakers in un'ipotetica relazione? Un lato estetico e un lato caratteriale barra azioni che faccio. Io ti dico, prima cosa, come lato estetico, se c'è dei piedi oltre il 40, perché non cioè è un po' scomodo e non mi piacciono i piedi troppo lunghi. Scomodo per cosa, scusami? Perché piacciono a me. E come lato caratteriale, e se c'hai troppi amici maschi. Fia, non ce la faccio, sono troppo geloso. Comunque, concorrente numero 3. Allora, generalmente dell'estetica non me ne frega così tanto. Certo, deve essere curata e tutto. Però un deal breaker, se devo a forza sceglierlo, scelgo se è tipo ingobbita. Se è una ragazza che rimane, non lo so, la postura. Non è una bella postura, cioè, okay, tipo che rimane, okay, chi in live sta vedendo la classica postura, comunque da 9-18 in ufficio con la testa un po' ingobbita in avanti. Mentre invece di comportamento o azione ti dirò il disordine. Ma non solo che lascia disordine in giro, quello già è fastidioso, ma proprio anche il fatto disordine anche a livello di come si cura, ok? Ok. Ho capito, ok. E andiamo con l'ultimo, il concorrente numero 4. Ecco, se c'è una cosa che, diciamo, non mi piace di una ragazza, è se è... come faccio a dirlo in modo... Non abbastanza atletica. Ah, ok. Ok. Allora, puoi dire una ragazza obesa, non ti piacciono le ragazze obese? Carne. Non gusti. Ci sta, ragazzi, si parla di gusti. Poi aspetto caratteriale se parla. In che senso? C'è proprio zero. Nel senso. A me non garba quando hanno... È proprio, cioè, fastidioso, è pesante anche da quel lato lì. Ok, ok, ok. Beh, allora, se c'è una cosa sulla quale proprio non andrei d'accordo, sì, è il fatto di avere gli amici maschi. Mio caro Joe. Avevo detto io, ho detto, chi è che era? Figa sono io, quindi Joe, chi elimini? Che vuoi che elimino? Elimino te, mio caro Joe. Ora c'è la finale delle finali, Chiara. Abbiamo l'ultima domanda. Allora, questa, questa è importante, a tutti, questa domanda, perché è una cosa che riguarda il mio lavoro, quindi una parte molto importante della mia vita. Mi lamento con te che ultimamente il lavoro sta andando male. Prova a consolarmi. Concorrente 3, prego. Allora, ovviamente, cioè, nel senso, la cosa principale è cercare di empatizzare, quindi sicuramente ti direi, innanzitutto, il discorso che io mi faccio anche in un momento di difficoltà generalmente è: puoi fare qualcosa per risolvere il problema? Ma fallo. Non puoi fare niente, allora non preoccupartene quasi, perché tanto non puoi fare niente. In questo caso potresti risolvere, quindi capiamo come. E poi, come diceva Bob Hope, un fantastico e incredibile cantante inglese, tutto ciò che va giù prima o poi risale. Quindi hai momenti di basso, hai momenti in cui non va, però se molli hai mollato, se invece continui risali. Ottima risposta. Mica il concorrente te è proprio con l'asciugamanino, cioè è proprio voglio vincere. Cioè, L'ho promesso. Concorrente 4. Io c'ho già, tipo, mi immagino già la scenetta. Tu che stacchi la live, non so se fai orari serali. Stacchi la live la sera, tu tutta tristina sul divano. Ti raggiungo dopo la live, parliamo. Ti porto la copertina, spengo le luci e dico, faccio due coccole. Dico, ehi, tranquillo, andrà tutto bene. Addirittura l'ASMR. Brividi, brividi, madonna, bro. E dopo, non so, pensiamo come fare un po' di hype, Toddy, che ti hai litigato col tuo ragazzo, allora lì si risale. Webbo, okay, il giorno dopo. Non è una da Webbo, Chiara, cioè non è... Allora, devo dire, è difficilissima, è difficile qua la storia, perché sì, effettivamente siete arrivati fino alla fine, quindi indubbiamente siete stati bravi tutte e due e avete dato delle ottime risposte, anche in questo caso. Quindi io vi direi che elimino il concorrente numero... Concorrente numero 4, mi dispiace, sei il primo degli ultimi, mentre concorrente numero 3 sei il vincitore di questo episodio. Incredibile, concorrente numero 3. Il concorrente che è eliminato, il concorrente numero 4, è Davis. Davis, mi dispiace. Dai, avevo preparato pure la bottiglia da sbocciare. Ti concorrente 4. Sì. 3000 quasi. Wow, il concorrente vincitore di oggi è uno dei miei più grandi amici. Ma davvero? Sì, Matteo. Sì, sono io, l'ex di una ragazza con i capelli blu famosa che non vuole che si menzioni il mio nome.
Kokeshi. Ma non è vero, ma non è l'ex di Kokeshi, ma non è vero. Sono robasti, ragazzi, come non ma è va vero? A cagare. Ah, ok, era una battuta, oddio, che cazzo sta Fabio qua? Oh mio Dio. Comunque, Chiara, io ti ringrazio tantissimo per questo episodio. Grazie a voi, raga. Veramente ringrazio. Fai dei format super carini, Gio, bravo. Lo so, grazie. Ringrazio anche tutti gli altri 6 concorrenti. Ragazzi, mettete like, in descrizione c'è il profilo di Chiara, mi raccomando, seguitela su tutti i social e ci vediamo al prossimo video.